Ok, amici, ce l'abbiamo fatta. Forse. Io Forse ce ancora l'abbiamo mi devo fatta. riprendere. Dopo l'esperienza sua drammatica della seggiovia per salire su, ce l'ha Ma che ci fatta. posso fare se C'è un soffro po' di di puzzina, non vertigini? so che cos'è. No, Comunque, soffro di siamo arrivati. vertigini. Dove siamo arrivati, Lidia? Siamo arrivati all'osservatorio astrofisico Facciamo vedere. Del Gran Sasso, Aquila. Osservatorio astrofisico di Campo d'Abruzzo. Imperatore. Ok, lassù c'è quel rifugio che è bellissimo. Là sopra. Però lì. Onestamente io non ce la posso fare ad arrivare. No, per ora non possiamo. Tra un annetto forse. Vieni insieme a me perché sennò non si sente bene. Dobbiamo stare vicini. Vi facciamo vedere. Siamo sulla piazzola atterraggio elicotteri che c'è qui su. Eccola. E ora vi facciamo vedere. Qui c'è l'altro impianto di risalita. L'altro impianto di risalita dall'altra parte, però. E questo vi faccio vedere lo spettacolo che c'è da questa parte. Mi fermo perché sennò trema tutto. E c'è una frescura, ragazzi, si sta di un bene. E poi invece dall'altra parte, vieni Lidia, andiamo di là, c'è l'altra vallata dove c'è la seggiovia che funziona da dove noi siamo arrivati. E anche quest'altra vallata, ragazzi, è uno spettacolo, quindi venite a fare un salto qui in queste zone perché a parte il caldo che c'è giù qua si sta veramente bene, di notte fa freddo. Lidia, come dormi tu la notte? Allora, con il piumino, una coperta, un pile e il pigiama invernale, quindi tutta coperta fin quassù. Poi con i camper, e le finestre chiuse. Con i camper si può arrivare qui, si può parcheggiare, costa 12 euro l'ingresso e il parcheggio. Tra l'altro vi posso dire che anche di giorno al sole si sta bene perché l'arietto è piacevole, quindi c'è il pericolo anzi di bruciarsi perché non si sente il calore del sole. Ecco, poi tra l'altro a differenza della vallata dove eravamo ieri, stamattina, qui il segnale qua sopra nella zona del rifugio dell'osservatorio, ecco, il segnale telefonico c'è, quindi per chi deve lavorare, per chi ha bisogno del collegamento internet solo per motivi di lavoro, perché poi per il resto, ragazzi, vi posso dire che due giorni senza ricevere telefonate e messaggi è stato veramente fantastico. Va bene, per ora dall'osservatorio astronomico del astrofisico di Campo Imperatore è tutto, e non lo so cosa succederà Forse. Dopo ciao, ciao amici.